Ho trovato questo gioco incredibile di Subway Surface, che è quel gioco incredibile dove c'è il tipo che salta fra i vagoni, deve prendere le monete. Tutti quanti, praticamente quasi tutti l'hanno giocato. E adesso però tocca a noi nella versione horror, ragazzi. È successo qualcosa all'interno di questa versione che fa sì che la rende veramente una versione maledetta. Non mi fido proprio, ragazzi, porca di quella vaccona! Guardate qui com'è tutto buio, ragazzi! Mio Dio, non si vede niente! E poi guardate il cielo, è tutto di notte! Questa è veramente la versione più inquietante di Subway Surface! Oh mio Dio, quali saranno i misteri all'interno di questo gioco? Vedete, c'è anche scritto che è questa versione qua di Subway Surfer... Ogni volta lo chiamo in modo diverso, scusatemi. Cos'è? Oh mio Dio, cos'è sta roba? Ragazzi! Ma cosa sono? Ma questi sono mini treni? Ma sono andati sotto? No, ho paura, ragazzi. Che diavolo è stato? Quelli erano proprio mini treni. Ma che cosa ci facevano lì? Poi perché i vagoni adesso non sono messi bene? Sembrano completamente distorti. Tutte le cose, guardate qui! Cos'è questa cosa? Un portone enorme dove si deve aprire per poter andare di qua. Si può per caso? Ah, mi dice che devo far qualcosa per aprire. Ho capito, però probabilmente devo trovare tipo uno spray addetto. E dovrei riuscirci da qualche parte. E quindi praticamente io in teoria dovrei... o trovare tipo questi simboli qua vicino agli stessi vagoni, oppure dovrei colorare questi vagoni qua allo stesso identico modo. Ok, allora uno di questi ce l'abbiamo qua praticamente. Vediamo un attimo. Ok, che caspita è successo? Oh mio Dio! Ma ragazzi! Porca vacca! Cioè, sono piovuti dei polli dal cielo, ma com'è possibile? Chi è che li ha fatti fuori? Comunque ho trovato una X. Ok, allora torniamo indietro da questa parte. In teoria lo spray da qualche parte ci deve essere per forza. Mio Dio, guardate quanto è misterioso tutta questa cosa. Oh, ragazzi, porca vacca. Qua ci sono altre X. Però vedete, effettivamente io quando clicco una di queste X, vedete, mi appare come il cursore, come se mi dicesse sì, effettivamente c'è qualcosa, però non posso ancora interagire con questa X, o almeno non so come si faccia. Cosa diavolo c'è qui, ragazzi? Ma questi sono tutti... Eccoli, li ho trovati, gli spray! Ok, allora praticamente ho capito. Devo fare dove ci sono le X. Devo fare, insomma, colorare tutto quanto. Quindi andiamo da questa parte qui, ad esempio. Vai. Ok, ho fatto la cosa che dovevo fare. Perfetto, una faccia praticamente dovevo fare. Adesso andiamo da quest'altra parte. Con questa cosa possiamo aprire quel portone gigante, ragazzi, che ci porterà chissà da quale parte. Ma secondo voi che diavolo di misteri ci sono qui? Perché è tutto così misterioso in questo gioco? Cos'è successo a Subway Surfer? Perché? E poi perché ogni volta lo pronuncio male? Però in teoria ce l'abbiamo fatta, vediamo un attimo. Aha! Si è aperto? Oh. Si è aperto o no? Io ne ho fatti, scusami. Cos'è che manca? Dannazione, ragazzi, sono stato un po' ingenuo. Praticamente questo coso mi fa un disegno a caso, capito? Io invece devo fare proprio il disegno corretto. Io pensavo che me lo facesse automaticamente, invece no. Allora, su questo c'è questo, su quest'altro c'è il teschio e su quest'altro c'è... la corona, ok. Non me lo ricorderò mai, però va bene. Allora, andiamo da questa parte. Magari ci ricordiamo di questo, ad esempio. Non so se qua c'è... col cacchio, io non mi ricorderò mai. Era giusto questo, no? Oh! Ragazzi! Cosa diavolo sta succedendo? Avete visto? Si era mosso il furgone. Perché? Cosa diavolo mi significa questa cosa? Forse perché abbiamo completato tutte le cose. Vediamo un attimo. Aspettate un attimo, qua è tutto strano, perché è così? Forse abbiamo completate tutte, vediamo. Ah, sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo entrare qua dentro, no? Ho paura! Ok, siamo in una nuova zona della mappa, ragazzi. Ah! Non ho visto, sono morto! Ok, allora, praticamente qua davanti arrivano i treni. Questa volta vado davanti e non muoio. Ah!
No, ragazzi, è difficilissimo. Allora, io mi chiedo perché ci sono i trenini Thomas che camminano qui in giro ed è perché è così difficile evitarli. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, bisogna continuare ad andare avanti, sennò qua... No, ma oh, ma non riesco! Oh, hanno smesso di venire, avete visto? Bene, 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 bene. Andiamo avanti. Cosa diavolo c'è scritto? Dice non premere questo pulsante e poi c'è un codice. Cosa faremmo secondo voi noi? Il codice non lo sappiamo. Quindi l'unica cosa... Beh, proviamo a premere il codice, ma... Sei il 4. No, 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 non voglio. Elimina, 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 elimina. Non so cosa sto premendo, quindi via tutto. Premiamo però questo pulsante. Voleva uccidermi. Stupido, invece non ce l'hai fatta perché tanto sei stupido. La 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 la. Sei stupido. Comunque aveva ragione, non dovevamo premere il numero. E vi giuro, io non so che codice ci sia da premere. Non so, forse 1, 2, 3, 4, 5. Proviamo così. No, ovviamente era sbagliato, ragazzi. Però dannazione. Qual è il codice? Ragazzi, io non l'ho mica visto, Giuro, non mi ricordo. Qual è il codice? Cioè, non mi ricordo di averlo visto, dico. Magari è all'inizio non avevamo visto. Devo ritornare indietro? Dai, che pizza! Poi adesso magari arrivano di voi i treni quando ritorno indietro, vi immaginate? E se tipo il codice fosse... No, è impossibile, perché non ci sono qua 5 ferrovie. Perché stavo pensando, se i codici fossero i treni, ragazzi... Tipo che arrivano 2 e poi ne arrivano altri 2. In realtà arrivano sempre 2, quindi non so. No, guardate, qui non c'è proprio niente. Ma ragazzi, ma io non vedo niente. Ho capito come diavolo si fa questo livello. Allora, in parte ai treni ci sono scritti dei numeri, se vedete. Quindi 3, quindi ci dobbiamo ricordare 3, 8. Ok, attenzione perché 380 380 380. Ah, 3808, 3808, 3808, 3808, 3808, 3808, 4, 3808. E sono morto. 0, 5, 0. Ragazzi. Corretto! Ok, l'ho indovinato, perfetto, cioè l'ho indovinato, me lo sono ricordato. Allora, io qua so perfettamente come si fa questo livello, guardate. Allora, devo andare da questa parte, salgo su, prendo la chitarra. Adesso, questa chitarra, ragazzi, va utilizzata perfettamente in uno di questi modi qua. Quindi andiamo da questa parte. Qui ci sarà un super computer. Eccolo qua. Dove qua ci giriamo. Ok. Lo attiviamo e ci dice: ehi, adesso, guarda tutti i container che ci sono qua. E io dico, va bene, guardiamo tutti i container. E guardate cosa c'è. Qua c'è il pollo, vedete? Poi da qualche altra parte ci sono altre X rosse, come ad esempio qua. Quindi qua c'è una moneta e qua c'è un'altra. No, qua non c'era un'altra moneta, quindi prendiamo direttamente la moneta. Solo le monete bisogna prendere. Se noi prendiamo il pollo, succede qualcosa di orribile. Fidatevi, succede qualcosa di orribile. Lo so che è incredibile, però il pollo praticamente si trasforma in un pollo stazione. E voi mi dite, come sai questa cosa, Dunis? Perché ho perso la registrazione prima. Per quello lo so, ragazzi. Cioè praticamente ho perso proprio la registrazione. Quindi io ad una certa ho giocato, stavo impazzendo cercando di capire come funziona sta cosa. E poi dopo alla fine l'ho capito però insomma inutilmente, perché avevo perso la registrazione. Qua c'è un altro pollo. Però se vedete qua ci sono un sacco di questi container che non sono stati ancora aperti. Quindi qua io non avevo visto nella scorsa volta questa parte qua, vedete? È proprio qui, ragazzi. Appaiono di nuovo altre X. E qui qua adesso possiamo capire quali di questi cosi ci sono e contengono altre monete. Per fortuna, perché ci servono 8 monete. Adesso capirete anche per cosa ci servono. Qua ci sono altre monete, ottimo così. Ok, attenzione ad utilizzare lo spray giusto sulle X, perché sennò come vedete c'è il ragno. E vi giuro, queste cose si trasformano in un ragno se le sbagliate. Quindi è meglio evitare di sbagliare o in un ragno o in un pollo, dipende dal simbolo che c'hanno sopra. Quindi, però noi prendiamo solamente le monete. Quindi adesso facciamo così. Ottimo, ottimo. Adesso prendiamo questa cosa qua. C'è una moneta, c'è una moneta. Questa è l'ultima moneta che ci serviva. Ottimo. Ragazzi, adesso non ci servono più tanto le altre monete. Quindi mettiamo in queste bocche qua tutte queste monete. Ok. Così, così, così e così.
E qua si apre il portone, possiamo andare al prossimo livello. Ragazzi, questo gioco è veramente stranissimo ed inquietante. Porca vacca, andiamo avanti. Ok, qui bisognerebbe... Qua c'è davanti a noi, c'è una porta bloccata. Andiamo avanti, ok, così. Ok, come vedete questa porta è bloccata, non si può aprire. Ma qui guardate che diavolo c'è, non si vede niente. Ho alzato al massimo la luminosità del cellulare. Qua ti dicono qualcosa. Cioè praticamente questo è un radar che ti dice dove sono le cose che ti servono. E qua, proprio qui esattamente, eccoci qua, abbiamo trovato, perché qua suonava il radar. Oh, non esce più. No ragazzi. No eh. Ma che cacchio mi dite? Ecco, questo gioco purtroppo si bugga. Allora, riprendiamo questo. Ok, qua si apre, si è aperta la porta, vedete? Ottimo. Adesso possiamo accendere le luci in casa, non vi preoccupate, che non si vede niente per fortuna. Ok, però possiamo accendere le luci. Ok, allora qua c'è un forno. Qua io sono arrivato, ragazzi. Ah, ci sono delle braccia. Buone le braccia. Ce le mangiamo a colazione, che dite? Ovviamente sto scherzando, ragazzi. Non si fa, non si mangiano le braccia. Ovviamente, ma lo sapete già questo. E nemmeno le gambe, se perché ce ne abbiamo anche le gambe buone. Però qua si accende la luce, non si vede niente di nuovo. Ma c'è un super TV qua. Ah! Che diavolo c'è qua dentro? Porca vacca, ma questo è un treno. Guardate qua, questi sono tutti quanti treni stranissimi. Comunque prima c'era anche il trenino Thomas, che non mi sono ricordato di dirvelo perché la prima volta mi aveva scioccato, invece adesso ormai mi ci ero abituato. Però quelli erano proprio trenini Thomas. Ok, però adesso io non so più niente. Questa è... Ah! È l'ultima cena con i trenini Thomas, ragazzi! Porca vacca! L'ultima cena sarebbe un quadro famoso, dove c'è anche Gesù. Quindi adesso apriamo tutte queste cose, penso. No, non credo ci sia niente qua. Però accendiamo le luci prima, se no non si vede assolutamente niente. Non c'è nessuno qui, per fortuna. Qua accendiamo di nuovo le luci. Ottimo, così. Allora, vediamo un attimo. Che diavolo c'è qui? Mi puzza tutto quanto questa cosa. Non capisco, proprio non capisco. Non capisco. C'è un libro. Ah, avete capito. Ma questo libro si tirava. Era l'unico diverso in tutta la libreria, certo. Aspetta, che se no si vede niente di nuovo. Eccolo qua, l'interruttore. Cosa sto vedendo? Oh, porca vacca, ma che cacchio mi state dicendo? Ma cosa è successo a questo poveraccio? Oh, e metti le braccia, bro. Ah, vabbè, perché non era quello giusto, poco importa. Comunque adesso dice, ti ho rimesso a posto, potresti risorgere? No, perché bisogna prendere un'altra cosa che si trova esattamente qui. Esattamente. Questa, ragazzi, è una delle pillole che si chiama tipo per far rivivi. Quindi adesso eccolo qua, abbiamo riportato in vita. Bello, ragazzi, porca vacca, bellissimo, mio Dio. E dice che è ossessionato con i vagoni e praticamente c'è sto tizio qua che lo vuole tipo uccidere con i vagoni in testa. E poi dopo i vagoni glieli vuole far mangiare tutti. I vagoni dei treni, ovviamente, glieli vuole far mangiare. E poi dopo vuole mandarlo e dargli i calci nel sedere. E poi dopo dice che esplode dentro. Questa cosa non si può dire. Comunque c'è la chiave, quindi dobbiamo prendere la chiave. Ok, e prendiamo la nostra chiave qua. Ok, e adesso possiamo aprire quella porta lì che era bloccata all'inizio, ragazzi. Ottimo, benissimo, che bello, bellissimo, che bello. Adesso possiamo aprire questa cosa. Pubblicità. Ok, allora, questo qua è proprio pazzo, ragazzi. Ah, chi sei tu, mio Dio, finalmente ti ho incontrato, dice. Ti prenderò dal sedere e poi ti infilo il... No, che schifo, in che senso, ragazzi, aiuto. Dice, il latte sulle tue labbra, La chitarra, non ho capito, ragazzi, però... Ah, che schifo, cosa sono questi cosi, ragazzi? Questi sono i suoi cagnacci del cazpita. Che schifo, avete visto? Salta! Saltissimo, salta! Per Dio, ma sto saltando o no? Non farà niente, perché qua adesso l'ho stordito, ragazzi, avete visto? Ok, adesso qua bisogna saltare sempre. Mi raccomando, salta! Ok, quando lui salta, salta anche tu!
Ottimo, 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 ottimo. Adesso lo stordisco. Pam, 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 pam. Ok, ritorniamo indietro, ragazzi. Ritorniamo indietro. E salta! Ok. Mio Dio, ma chi è sto tizio qua pazzissimo? Aha. Però, pam, 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 da, chitarra in testa. Vai, 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 così. E adesso, ragazzi, bisogna sconfiggerlo questo qua. Non so perché sia così impazzito completamente. No, però, ragazzi, no. Dannazione, qua ci muoio male. Qua ci muoio male! Ok. Oh, okay, ottimo, 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 ottimo. Vai, vai, vai. No, 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 brutto, 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 brutto. Ok, aspettiamo che salti. Salta! Ok, ottimo, 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 ottimo. Adesso andiamo qua. Ho altre cose in testa, pam, pam, pam. No, salta, vai via! No, per Dio, no, no, no. Ma ci stiamo morendo noi, ragazzi. Ok, salta! Ottimo. Grandi, 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 ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Por Dio, per Dio, per Dio, per Dio, per Dio. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo preso di nuovo qualcosa che serviva per... Ottimo. Adesso qua dice... E beh, il tempo di picchiarti. Che cosa facciamo adesso, brutto schifoso, che dice? Non lo so, ragazzo. Ciao, amigos, dice. No, che cosa devo fare? Non ho paura. Non so, non sono capace. Che succede? Ah, fine del capitolo 1. Ok. E quindi che succede, ragazzi? E quindi abbiamo finito appunto il capitolo 1, ma dovrà uscire il capitolo 2? Ok, no, c'è già il capitolo 2. Quindi, ragazzi, noi adesso, se avete capito, dobbiamo aspettare, cioè potremmo provarlo nel prossimo video, il capitolo 2, che è il nuovo gioco, e probabilmente usciranno anche nuovi capitoli. Quindi ditemi cosa ne pensate di questo gioco, se lo volete ovviamente lo portiamo di nuovo, anche perché è super 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 misterioso, ragazzi. Mi raccomando, se lo vedete in giro anche nella vita reale, scappate immediatamente, perché è pericolosissimo, è pericolosissimo, porca puzzarda. Lasciate un sacco di like, mi raccomando.